Benvenuti a tutti ragazzi alla prima parte della mia guida di Pokémon Platino in italiano. Avevo detto che non avrei pubblicato più guide, cioè le avrei fatte però non le avrei pubblicate, però mi piace moltissimo fare questo tipo di video, quindi ho deciso di riprenderle. Vabbè, comunque oggi cominciamo. Aspettiamo un momento, un attimo. Aspettate, esco da Skype. Scusate. Vabbè, cominciamo. All'inizio ci darà il benvenuto nel gioco il professor Rowan. Abbiamo bisogno di consigli? No, nessun consiglio. Poi sul touchscreen, adesso voi non vedete, ma nello schermo in basso ci sarà una Pokéball con un pulsante da cliccare. Noi ci clicchiamo ed esce fuori un Baneri, questo Pokémon qua. Poi parlami un po' di te, ci dovremmo scegliere se siamo dei ragazzi o delle ragazze e ci chiederà anche il nostro nome. Io, allora, chiama Galax, giusto, come sempre, e ci chiederà anche il nome del nostro rivale, cioè un nostro amico che solo che sarà il nostro rivale. Io lo chiamo, no, ecco, si è sbagliato. Barry? Sì, si chiama così il mio amico. La tua personalissima avventura sta per cominciare. Vabbè, cominciamo, finalmente. E verremo. Cioè, ci ritroveremo nella nostra camera, che stiamo guardando la TV, e c'è una specie di trasmissione sul professor Rowan. I Pokémon sono sempre al nostro fianco, ok, vabbè. Ecco, adesso, prima di fare qualsiasi cosa, premiamo Start e modifichiamo... Ops, dov'è Start? No, non è Start, non è il tasto Start, è il tasto o X o Y. Io l'ho segnato al tasto C del PC. Poi modifichiamo le opzioni, mettiamo velocità di testo 3 e mettiamo una cornice anche decente. Io metto questa. No, aspetta, no. Questa. Poi facciamo un passo in qualsiasi direzione, arriverà il nostro amico, il nostro rivale che si chiamerà, cioè come abbiamo scelto il nome prima, appunto il nostro rivale. Un PC nuovo, sì, magari. Un PC nuovo. Adesso, se non sbaglio, c'è qualcosa nel PC. No, niente. Qua c'è la TV, c'è una Nintendo Wii, il nostro letto. Il bello è che a questa casa ha solo due stanze. Mi domando mia madre, cioè la madre è quella lì dove dorme. Vabbè. Andava proprio di fretta, sì. Quindi noi usciamo. Non andare nell'erba alta, i Pokémon selvatici potrebbero attaccarti, ma adesso no, per noi non è un problema, perché non c'è nessuna possibilità di trovare dei Pokémon selvatici. Dobbiamo andare in questa casa qui. Sì, neanche andarci, avvicinarci alla porta per farcela sbattere in faccia. Oh no, cioè, adesso dobbiamo veramente andare dentro casa, andare di sopra. Bevo un po' d'acqua intanto. È bella la camera del rivale. Vabbè,
Adesso siamo già 5 minuti di registrazione. Dobbiamo andare qua sul percorso 201 con il nostro amico, quello lì, insomma, Barry, chiamiamolo Barry. Mentre lui prova ad andare, cioè adesso lui vuole andare nell'erba alta, pensando che i Pokémon selvatici non lo attacchino. Adesso lui prende una bella rincorsa, però viene fermato dal professor Rowan, il professore che c'è in questa regione di Sinnoh. E adesso, sì, amiamo i Pokémon. Sì, amiamo i Pokémon, sì, amiamo i Pokémon, sì, vabbè. Vabbè, siccome lui capisce la nostra, diciamo, situazione, ci darà un Pokémon con cui cominciare l'avventura. Intanto viene anche Lucinda con la valigetta appunto dei Pokémon. Vabbè, scegliamo prima noi il nostro Pokémon. Allora, abbiamo, sì, sono delle Pokéball, non sono nato domani o ieri, non so come si dica. Abbiamo Turtwig, Chimchar e Piplup. Turtwig è il Pokémon erba, Chimchar è il fuoco e Piplup l'acqua. Quindi io, per rendermi la vita più semplice, adesso vediamo. Ma io sceglierei Chimchar, come sempre, perché mi rende anche molto più facile la vita. Però mi piace anche Turtwig, quindi... Va bene ragazzi, ho scelto per questa guida, scelgo Turtwig. Il rivale invece prenderà sempre il Pokémon di tipo super efficace rispetto al nostro. Sì, il professor Rowan è molto gentile, ma il rivale non è tutt'altro perché adesso ci sfiderà. Dovremo lottare con lui, obbligatoriamente, non c'è via di scampo. Quindi questa è la nostra prima lotta proprio nella prima parte. Turno di Chimchar al 5, maschio. Turno di Turtwig, maschio per fortuna. Non è che mi piacciono i Pokémon femmina. Quindi io adesso, che cacchio, fu il mio sguardo. Non conta niente. Aspettate un attimo che velocizzo un po'. Usiamo azione. Vediamo cosa sa fare questo sta tartarughina. Con una foglia in testa. Ricordo ancora quando il giorno in cui avevo comprato Pokémon Perla. Quell'estate, l'estate 2007. Insieme ad Arcdrago Charizard. Ancora però, cioè allora non avevamo il PC, quindi non andavamo su internet a vedere com'erano i giochi. Cioè, aspettavamo che i giochi uscissero così. E invece adesso con tutte queste news di Black and White, ora tutti stanno cercando. Cioè, non, diciamo che ci siamo rovinati la sorpresa. Diciamocelo. Io non ho perché. Quelle news lì che vedo non le guardo mai e poi non penso neanche di prendere Black and White. Vabbè, parlando di queste cose abbiamo già vinto. Qua andiamo a casa, mi sento a pezzi, ma se non hai neanche mosso un dito te, mi sento a pezzi. Poveri siete stati fortunati. Vabbè, comunque ci darà anche le scarpe da corsa, delle scarpe che... Allora, aspettate un attimo, sì. Allora, vedete che noi camminiamo in questa maniera, piano. Cioè, se invece noi teniamo premuto il pulsante B mentre camminiamo, andremo più veloce, vedete.
Devi essere più veloce, Galax, sono stufo da aspettare. Pokémon leggendario, sì, catturiamo quel Pokémon. Quindi noi dovremo andare al lago Verità, il lago che si trova qua. E qua troviamo, non troviamo il Pokémon leggendario cioè scopriremo più avanti chi è, ma troviamo un tizio di capelli blu che sta parlando da solo. Spostatevi, vabbè. Quindi Galax catturiamo quel po'. Mespri. Si sente adesso questo verso del Pokémon. Non abbiamo niente col parlo del Pokéball, sì. Adesso questo rivale qua, cioè questo qua, si accorge adesso di non aver Pokéball. Chi raggiunge prima il suo laboratorio che abbia fine vince. Vabbè, facciamo questa gara. Cioè, lui è già scomparso. Deve essere veloce come una scheggia. Non si vede più. Vabbè, intanto che andiamo al laboratorio di Sabbia Fine, non so se ci andremo in questa parte, ma sì, dai. Andiamo qua e troviamo qua, in questo spazio vuoto qui, proprio davanti qua, un minifungo, che è uno strumento che se lo vendiamo ci darà qualche soldo, poco, pochi però. C'è anche l'erba alta, vediamo se troviamo un Pokémon selvatico, dai dai. Uno Sterli! Catturiamo, ah no è vero, non abbiamo Pokéball, abbiamo fatto la figura come quella del nostro rivale. Dai 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 dai, dai. Alleniamoci! Gora catch and bone! Al 7 addirittura! Un altro Sterli, bellissimo! Vabbè, ci alleneremo fuori dal video. Se parliamo con questo signore qua, ci dirà che lui lavora un Pokémon Market e ci darà un campioncino di una pozione. Restituisce 20 PS a un Pokémon, vabbè. Cosa vuoi te, secchione, quattro occhi? Puoi solo scendere, ma dai! Vabbè, questa è Sabbia Fine, è poco distante da Due Foglie. Lucinda ci accompagnerà dentro al laboratorio, dopo che il rivale è uscito di corsa. Tuo amico sembrava alquanto impaziente, vabbè. Entriamo. No, soprannome, no. Sì, mi soddisfa. Avverto che il legame sia... Sì, dato che questi Pokémon che abbiamo preso al lago, cioè lì che ci ha dato il professor Owen, sono diciamo presi in prestito, lui adesso ci regalerà il nostro... ci lascerà usare il nostro Pokémon che abbiamo scelto. No, è vero, ho premuto B. Sì, dai che ti aiuto, sì, va bene che ti aiuto. Anch'io ce l'ho. Doppio senso, vabbè, dai, non pensiamo queste cazzate che... La tua fantastica avventura sta per cominciare, vabbè, adesso siamo ancora alla prima parte, comunque. Noi usciamo e se non mi sbaglio, ecco, il professor Rowan adesso ci verrà dietro e ci darà l'MT27 che è il ritorno. Praticamente il ritorno infligge più danni se il Pokémon che la usa è affezionato all'allenatore. Per far affezionare un Pokémon all'allenatore bisogna camminare, farlo vincere e così. Comunque, questa parte è finita, votate, commentate, iscrivetevi e alla prossima!